è veramente vergognoso. Questa è una proposta di legge di iniziativa popolare. Andate a firmare sul sito iocoltivo.org, promossa da Meglio Legale, dall'Associazione Coscioni, da una rete di 30 tra organizzazioni e partiti, più Europa, i comunisti, Volt, c'è di tutto. È una grande rete di cittadini per i cittadini, per fare giustizia su un tema su cui si è solo fatto propaganda fino a questo momento. La cannabis in questo paese è la sostanza più criminalizzata e non si vanno a colpire grandi narcotrafficanti, si vanno a colpire i consumatori, persone che vogliono semplicemente fare un uso anche occasionale, come si fa oggi del vino, e per questo vengono punite, criminalizzate. 186.000 fascicoli nei tribunali per uno sforzo enorme che non è riuscito a scalpire il mercato di un solo grammo. Quello che non comprendiamo è quello che diceva poco fa Antonella Soldo, cioè che vi sia stato un provvedimento preventivo di diffida, di divieto a manifestare. Come voi sapete, ci sono in questo luogo in cui noi siamo quotidianamente presidi, manifestazioni, ce n'è anche uno fisso di una signora che è qui e che salutiamo e alla quale diamo, come dire, il nostro sostegno, e quindi è davvero inspiegabile da un punto di vista del metodo. C'è un'attività preventiva di divieto che è probabilmente volta a contrastare la finalità di questa iniziativa. Tra l'altro un'iniziativa che è anche per le forze dell'ordine, per il valore, per il senso del lavoro e del compito che noi rispettiamo moltissimo, il compito costituzionale delle forze dell'ordine, perché le riforme antiproibizioniste servono a ridare efficacia davvero al contrasto alla criminalità, a non impiegare milioni e milioni di euro di risorse e tante forze umane ridotte alla frustrazione perché si trovano a contrastare senza risultati un mercato globale ed anche nazionale dilagante. Gli ultimi 30 anni di folle legislazione, e da questo punto di vista il nostro paese si distingue, abbiamo in questo momento al governo il potente sottosegretario Mantovano, che è uno degli autori della legge Fini-Giovanardi. Ecco, quella legge a più di 30 anni da quando è stata emanata merita un bilancio dei risultati, e i risultati sono disastrosi. Perché noi siamo qui? Perché sosteniamo l'iniziativa di Meglio Legale per quanto ci riguarda? Perché proprio in questo momento, con un governo proibizionista che più non si può, è necessario non mollare, è necessario continuare a conquistare spazi di dibattito su questo tema, un enorme tema sociale sul quale nel mondo si sta andando in un'altra direzione, negli Stati Uniti, in Canada, ora in Germania. E la sosteniamo anche per dare una mano a chi oggi è potente, a dare una mano anche a Giorgia Meloni, al suo governo, perché non insistano con questo tragico errore che riempie le carceri, questo tragico errore del proibizionismo che letteralmente uccide e ingrassa le mafie, questo tragico errore che rende sempre meno sicuro il nostro Stato e le nostre società. Non abbiamo l'illusione di essere immediatamente ascoltati, abbiamo però la tenacia e la durata per portare avanti questa iniziativa, che non è solo una raccolta firme, ma è anche una vera e propria ribellione, rivolta nella società contro politiche che distruggono le libertà individuali.